grazie, dicevo, di queste belle parole che hanno creato in me una profonda commozione. E vorrei dedicare in effetti un pensiero a mio padre, perché come Pitagora per tanti di noi è un maestro di vita, per tante persone qui oggi presenti mio padre è stato il loro maestro di vita. E è stato anche il mio maestro di vita e altro. Per cui avrò sempre un profondo ringraziamento verso di lui. Pitagora ha detto Daniele che creò una scuola a Crotone. È vero, questo fermento culturale crotonese, questa anzi crotoniate, questa presenza di qualche cosa nella città di Crotone. Cosa c'era a Crotone? C'era un tempio di Apollo, c'era un tempio di Era, e Pitagora diceva di essere un figlio di Apollo. Di cosa viveva questa grande città di ben 200.000 abitanti? Non viveva certo del commercio come faceva la vicina Sibari. E infatti a Croton non c'era lo stesso gusto del lusso tipico dei sibaritici. Ecco, in realtà Pitagora è stato mezzo di qualche cosa di più grande nella natura degli eventi delle società umane, che costantemente, come notava anche Pico della Mirandola nelle sue osservazioni sui corsi e ricorsi storici, costantemente si ripete. Lo scontro tra il mondo borghese del commercio e il mondo invece dell'aristocrazia della terra, dei valori legati alla parola. Valori della parola che in un determinato mondo del commercio, come quello si sibarita, erano assenti. Quando noi avremo più avanti lo scontro tra Roma e Cartagine, si ripeterà proprio la stessa fenomenologia. Lo scontro tra una città, Roma, che all'ingresso del suo senato mette la statua di Apollo, di Pitagora, e Cartagine, definita la città della vendaggia negli storici romani. Perché definiscono Cartagine la città della vendaggia? Perché dicevano che essendo i cartaginesi dei commercianti, il commerciante era portato a mentire per vendere, per cui non poteva avere lo stesso valore di parola che aveva il umano. Roma nasce da un gesto di parola. Romolo traccia un solco e dice: chiunque violerà questo limite sacro morirà. Suo fratello, per canzonarlo, viola il solco, viola il limite sacro. E Romolo, per la fede alla parola, deve uccidere suo fratello. Una tragedia terribile. Del resto, la cultura greca cosa ci insegna sempre prima della festa religiosa? Ad andare a guardare la tragedia e teatro. La tragedia è una forma di catarsi, è una forma di espiazione di squilibri, di mali che possono essere stati a volte creati in maniera anche involontaria e in maniera superficiale. Dalla tragedia però si ricrea un ordine che poi porta la possibilità di festeggiare l'incontro col divino. Ora, tralasciando i motivi non adatti a questa sede dell'uccisione da parte di Roma, che ritornano un po' sul tema della Lato Daimon e del Kato Daimon tipici della filosofia platonica, andiamo ad osservare quello che è stato nel pitagorismo l'ideale che ha influenzato non solo Roma, e non solo Crotone, la Magna Grecia e poi Roma, ma conseguentemente tutto il Mediterraneo. Pitagora politicamente è il primo a concepire l'idea di uno Stato unito dove la diversità culturale, intendendo come tali quella greca e quella abruzia,
riuscissero quindi a convivere nel medesimo tempo. Questi intenti dovevano essere degli intenti di incarnazione di Manoli. Ma come arrivare a questa incarnazione di Manoli? Ecco che Pitagora, provenendo da un mondo mistico, quello dei templi egizi, quello della cultura zoroastriana, ci sono alcune fonti che addirittura dicono che Pitagora fosse stato iniziato da Zoroastro stesso. Ecco, questo mondo forma un Pitagora mistico, ma non mistico come lo intendiamo noi, mistico come lo intendono i greci, conoscitori dei misteri. E così Pitagora crea un meccanismo che superi ogni forma religiosa, un meccanismo assoluto che esplichi l'essenza delle cose, la matematica. Pitagora tramite la matematica insegna la spiritualità, poiché tutto è matematico anche nel misticismo. Il misticismo non è una fenomenologia casuale. Ecco, oggigiorno magari abbiamo tanti fenomeni, la fanciulla che vede la Madonna da una parte con gli occhi azzurri, la fanciulla che in un'altra città vede la Madonna con gli occhi neri, e giustamente poi nasce la domanda, ma questa Madonna ha gli occhi, ce li azzurri o neri? Da cosa è dovuta la visione? Che cos'è? Ecco che Pitagora, conoscitore di misteri, elaborando il suo sistema matematico, permette al discepolo di giungere alla comprensione dei meccanismi di quegli eventi che noi teoricamente definiremmo mistici, ma che invece rientrano in una perfetta logica matematica. Questa logica matematica ha delle basi. Allora, potete vedere dallo schermo la dottrina dei quattro corpi pitagorici. Cosa dice questa dottrina? Che l'uomo è composto di quattro corpi: il fisico, l'anima, l'intelligenza e lo spirito. Tutti noi siamo distinti dalle pareti di questo palazzo, perché a differenza di queste pareti siamo animati. E tutti noi siamo distinti dalle piante, che anche sono animate, da un'intelligenza particolare. Ma tutti noi siamo distinti dagli animali, che sono animati, che sono intelligenti, dalla presenza dello spirito. Lo spirito, Pitagora, non è dal corpo di fuoco. Egli dice che lo spirito si manifesta tramite il fuoco. Ecco che l'uomo è l'unico essere vivente che non ha paura del fuoco, quindi ciò lo distingue dall'animale. Anche se Pitagora, nella teoria della metempsicosi, pare che credesse nella trasmigrazione di un'anima anche nel corpo di un animale. Evidentemente reputava che, divenendo povero di spirito e non mendicante, un uomo potesse avere un'incarnazione più semplice, meno complessa di quella che è l'individuo umano, che invece sviluppa in sé tutti i quattro corpi. Infatti ogni animale ha paura del fuoco, cosa che permette all'uomo di distinguersi e di difendersi anche dagli animali. Nonostante ciò, Pitagora aveva un profondo rispetto degli animali, un profondo rispetto della. Sappiamo che Pitagora suggerisce uno stile di vita sulla base di un'alimentazione vegetale, ma ciò non significa che Pitagora fosse il primo vegetariano della storia, perché anzi diceva che quando bisogna compiere un sacrificio, certo. Assessore Lambert, si può avvicinare? Allora, quando un uomo doveva compiere un sacrificio in prossimità di un altare,
doveva comunque sacrificare l'animale. Ecco, la cosa a volte può creare dei dubbi, insomma, poi la gente si chiede, ma insomma, questo Pitagora era favorevole o sfavorevole all'uccisione dell'animale morto? Il discorso è molto semplice. Innanzitutto, che cos'è il sacrificio? È un gesto nel quale l'animale non viene ucciso per la soddisfazione di un istinto animalesco dell'uomo, ossia il nutrimento, ma viene ucciso per un'offerta a chi deve. Quindi è in sé un gesto sacro, è qualcosa di completamente differente dalle mattanze che abbiamo tutt'oggi di animali, galline, vacche, il sistema di allevamento contemporaneo tante volte lascia dei dubbi sul rispetto degli animali, no? L'animale che veniva portato a sacrificio, se mostrava reticenza ad andare verso l'altare, non poteva essere sacrificato, che si reputava che in quel momento il sacrificio sarebbe stato infausto e dunque non andava fatto. Mentre se l'animale volontariamente o comunque in maniera docile si lasciava guidare all'altare, il segno era reputato fausto, si pensava che il sacrificio era accettato e l'animale veniva sacrificato. La carne dell'animale sacrificato ovviamente non veniva accettata via. Le viscere venivano offerte agli dèi, il sangue veniva offerto agli dèi, la carne veniva cotta e mangiata in un banchetto sacro, una prima forma di comunione tra gli uomini e gli dèi che si svolgeva in quello che erano i riti antichi. Ci si nutriva dello stesso animale, dello stesso cibo. Ma questo nutrimento, appunto, andava a nutrire il corpo fisico e anzi Pitagora è il primo che elabora una dieta a base di carne per gli atleti. Gli atleti greci, prima di Pitagora, si nutrivano prevalentemente di fichi secchi, cibi ricchi di zuccheri e di grassi, ma poi Pitagora è il primo che nota che lo sviluppo del muscolo è legato all'acquisizione della carne e quindi gli atleti protoniati, proprio nel periodo pitagorico, seguendo la dieta del maestro Samio, riuscirono ad essere vincenti in tutte le Olimpiadi. C'è il famoso caso di Milone, discepolo di Pitagora, vincitore a tutte le Olimpiadi in cui partecipò. C'è il famoso caso dei corridori protoniati, i quali in sei parteciparono alle Olimpiadi, i primi sei che si classificarono, erano tutti crotoniati e nacque il detto che l'ultimo dei crotoniati è il primo tra i greci. Questi risultati, dunque, che si ottenevano sul corpo fisico, erano dovuti all'attenzione di Pitagora verso il fisico. Ma Pitagora dava anche attenzione ai corpi sottili, all'anima, all'intelligenza, allo spirito, e dunque tutta quella che era la pratica rituale che lui andò a sviluppare era finalizzata allo sviluppo di questi altri corpi interiori. La pratica che il Pitagora elaborò voleva che nel periodo in cui si andava a curare i corpi sottili ci si astenesse dalle carni per nutrire i corpi sottili con cibi vivi, quindi l'acquisizione delle verdure, l'acquisizione della frutta, poiché in quanto vivi nutrono i corpi della vita reale. Questo era il concetto base. E per quanto riguarda la reincarnazione, Pitagora è il primo che elabora in Europa un ideale ben chiaro di cosa sia la reincarnazione. Ora, non so se riuscite a sentirmi anche da qua, vediamo, forse questo sarebbe meglio. Noi abbiamo il caso di Diogene Laerzio. Diogene Laerzio parla di una testimonianza relativa a Pitagora, il quale dice di essere stato diversi personaggi nelle sue vite passate, di essere stato anche Euforbio,
e in queste vite Luna partecipò persino alla guerra di Troia, e tornato vincitore da Troia lasciò il suo scudo in omaggio in un tempio. Ecco che tutti coloro i quali volevano mettere in dubbio la serietà di Pitagora andarono in questo tempio per vedere se c'era lo scudo, e lo scudo venne trovato. Non era per doni esposti, perché era un dono di secoli prima, era chiuso all'interno di una famista votiva, dunque nessuno poteva averlo visto se non secoli prima. Ed ecco che tutti cominciarono a credere a Pitagora. Poi lui è stato dichiarato un individuo capace di molti miracoli. Si dice che Pitagora fosse presente contemporaneamente in tre luoghi, il cosiddetto dono dell'ubiquità, ma addirittura ci sono testimonianze di fonti antiche che dicono che Pitagora in contemporanea fu presente in tre luoghi in un unico giorno, ossia fu presente a Crotone, in un luogo unico, in quello stesso giorno fu presente a Metaponto e nello stesso giorno era presente anche ad Olimpia, seduto sugli spalti di un teatro dove, alzandosi la gonna, mostrò a tutti quanti che aveva una coscia d'oro. Ora, mito o realtà, il significato di questo tema è quello di voler far credere che i corpi sottili dell'uomo possono trasmigrare dal corpo fisico e che quindi l'uomo contemporaneamente possa essere presente col suo corpo fisico in questa sala, con la sua anima in un altro luogo, con la sua intelligenza e col suo spirito in un altro luogo ancora. Pitagora poi è un tradizionalista nonostante sia un innovatore, perché quando arriva a Crotone trova una città che oramai aveva abbandonato i suoi culti, le sue tradizioni, e dice di essere figlio di Apollo Pizio, Apollo Pizio Iperboreo, ma allo stesso tempo dice di essere un'incarnazione di Apollo, allorché i crotonianti, che fondarono la loro città sotto la direzione dell'oracolo Apollinio di Delfi, gli diedero gran credito. Ci fu così un ventennio pitagorico durante il quale questo filosofo riuscì a creare una sorta di buon governo fondamentalmente aristocratico. La scuola pitagorica aveva una certa complessità nella sua organizzazione. E di cosa era composta? Era composta di acusmatici, i quali erano coloro i quali per tre anni erano discepoli che dovevano stare nel silenzio assoluto, potevano partecipare agli incontri col maestro, ma dovevano soltanto ascoltare. I matematici erano i discepoli che avevano superato i tre anni di apprendistato e che avevano cominciato ad acquisire la conoscenza della matematica, no? Matematicos è colui che conosce. E quindi, avendo cominciato ad acquisire le conoscenze, potevano parlare in presenza del maestro e porgli anche delle domande. Poi c'erano gli amministratori. Chi entrava nella scuola pitagorica dava parte dei suoi beni, o anche tutti i suoi beni, che venivano amministrati da questi alti dignitari della scuola, che creavano così una produzione partendo da questi fondi e con il guadagno della produzione mantenevano la scuola. E il discepolo che in un qualunque momento volesse uscire dalla scuola riceveva indietro tutto ciò che aveva versato. La gestione pitagorica della scuola era talmente perfetta che la città diede a Pitagora la gestione della polis. Le diverse città della Magna Grecia cominciarono a condividere questa amministrazione pitagorica e si crearono in tutta la Calabria le diverse eterie pitagoriche,
fino anche a Taranto. Queste terie, che cos'erano? Erano i luoghi dove si riunivano i pitagorici e dove venivano formati questi amministratori che poi, dopo un lungo periodo, diventavano i politici. Quindi il termine del percorso pitagorico è l'applicazione nella politica. Questo può sembrare strano, perché noi siamo abituati, a causa della storia che abbiamo vissuto negli ultimi 2000 anni, a suddividere politica e religione. Invece, per Pitagora, l'uomo deve evolversi spiritualmente per essere un ottimo politico. Ecco che questo modello viene ripreso anche dai romani. Ogni romano, all'età di 18 anni, veniva iniziato l'assunzione del toga virile, incominciava il culto dei dei, un culto misterico, domestico. Tramite questo culto, quelli che si evolvevano, nel momento in cui intraprendevano il cursus honorum, oltre ad assumere cariche politiche, dovevano anche assumere cariche sacerdotali. È ovvio che un qualunque romano, nel momento in cui doveva assurgere ad un sacerdozio obbligatorio prima di poter diventare console, se non aveva la dignità di essere sacerdote, automaticamente dopo non poteva diventare console. Quindi questo significa che Roma ha un sistema parallelo a quello pitagorico, tanto che quando i romani arrivano all'incontro-scontro con la media Grecia, devono conquistare il sud Italia, elaborano il mito di Numa, discepolo di Pitagora. Due personaggi esistiti a distanza di un secolo. È impossibile che Numa fosse stato un discepolo di Pitagora. Eppure, i concetti spirituali e politici che fa applicare Numa con la sua nuova legislazione, perché la vera legislazione romana, anche a livello religioso e spirituale, parte da Numa, sono paralleli e simili a quelli di Pitagora. E anche il motivo fondamentale dello scontro delle classi sociali protonianti diventa il motivo dello scontro tra le classi sociali romane, ossia cosa fare delle terre conquistate. Dopo che Crotone conquista Silvari, Pitagora dice: siano prese le terre e suddivise equamente a tutti i cittadini. Ovviamente gli aristocratici crotoniati erano contrari, perché in questo modo non avrebbero avuto terre da affittare a contadini bisognosi, perché nel momento in cui ogni uomo aveva il suo terreno non esisteva più il bisogno. Ecco la finalità di Pitagora: cancellare il bisogno sociale, come distribuendo in maniera uguale terra a ogni uomo, così che potesse costruire la sua casa, avere il suo terreno e quindi l'autosostentamento. È chiaro che questo sistema a Crotone poteva essere proposto, a Sibari no. A Sibari, dove si viveva di commercio, dove già tutti quanti avevano i loro guadagni grazie al commercio, nessuno avrebbe tanto interesse al pitagorismo. Mentre invece Crotone, che era una città che aveva bisogno di riprendersi, trovò in Pitagora la sua luce. La dottrina pitagorica in senso politico viene ereditata a Roma. Pensate al partito dei Populares, pensate a quello che è lo scontro contro i Gracchi. Che dicono i Gracchi? Distrutta Cartagine. Ecco qui, notate il corso e il ricorso storico. Distrutta Sibari, città simbolo del commercio, delle multinazionali dell'epoca, nasce la lotta sociale tra i vincitori per dire cosa bisogna fare dei terreni conquistati. La stessa cosa si ripete con Cartagine e i Gracchi vengono uccisi perché facevano la stessa identica proposta che secoli prima aveva fatto Pitagora. Stesso modello, il corso e ricorso storico. Nonostante ciò, comunque, alla fine con Cesare avremo
definitivamente l'affermazione di questo ideale pitagorico, perché anche se Cesare potrebbe pure non aver mai studiato Pitagora, ma il valore dell'uomo legato alla terra, della produzione legata alla terra, ovviamente è un valore differente da quello legato alla produzione del commercio. Spesso si dice che al giorno d'oggi un parallelo dell'impero romano sia quello degli Stati Uniti. Pare sarebbe bello sentire una grossa risata, perché? Perché Cartagine era una città che viveva di multinazionali. Cartagine andava, occupava piccoli territori, stringeva rapporti con popolazioni locali per poter intessere il suo commercio. Cartagine si preoccupava di prendere dei beni in Siria, in Mesopotamia, rivenderli in Spagna, comprare, acquistare in Spagna, vendere in Africa e via dicendo. Non Roma. Roma comunque andava creando un sistema basato sulla terra. Infatti è notorio, i legionari cosa facevano? Fondavano la città, finiti 15 anni di servizio, ogni legionario riceveva il suo pezzo di terra, si costruiva la sua casa, diventava cittadino, diventando cittadino dopo i 15 anni di servizio militare automaticamente poteva accedere alla forma culturale, misterica, arcana della comunità e allo stesso tempo poteva anche diventare un politico. Dunque un sistema completamente differente da quello dell'America contemporanea moderna. Semmai oggigiorno manca un riferimento parallelo a Roma, esiste solamente il riferimento parallelo a Cartagine, che è Washington, e Mosca non è certo la terza Roma, è una seconda Washington, e Pechino non è certo una quarta Roma, è una terza Washington. E questa la gravità, non capire quanto queste ideologie che si sono sviluppate più di 2600 anni fa ancora oggi sono in atto, e non capire come queste ideologie si stanno muovendo e come ogni nuova ideologia non è altro che il riagganciarsi a dei modelli assunti ideologici che già sono stati pensati precedentemente e già sono stati applicati e già hanno avuto scontri e a volte ha vinto una e a volte ha vinto un'altra. Ma concentriamoci un attimo su quella che è l'idea del cosmo secondo Pitagorici. Dove viviamo? Sul mondo, che intorno a sé ha altri mondi, i cosiddetti sette pianeti, che ruotano attorno a un centro universale che è un fuoco occulto. Ora, questa visione quasi misterica probabilmente nasce sull'incomprensione di un meccanismo molto semplice, che è il fatto che, considerando la Terra al centro, quando noi guardiamo il movimento del pianeta, no? Se poi la sera guardate il Sole che tramonta, la luce, la Luna che sorge, poi vedete la stella Vendrell. Se voi ogni 5 minuti tornate la trovate spostata al cielo, no? Però a un certo momento invece di andare avanti torna indietro e poi riprende ad andare avanti. Questo movimento anomalo del suo tornare indietro diventa la disquisizione fondamentale di tutti gli astronomi dell'antichità, fino a quando poi non arriverà la proposta di Aristarco di Samo di vedere il Sole al centro, perché se il Sole è al centro, allora significa che anche la Terra ruota, e quel movimento apparente nel quale il pianeta torna indietro è dovuto al fatto che la Terra sta superando il pianeta. Dunque, i pitagorici, perché Aristarco di Samo è un pitagorico, anticipano Copernico di secoli, partendo da questa prima idea incompiuta di Pitagora, la quale però forse non è tanto incompiuta, perché
perché probabilmente ha dentro di sé un sistema misterico iniziatico, cioè voler considerare il fuoco come divinità assoluta al centro del cosmo, a noi invisibile a causa di un'antiterra, un pianeta di sola ombra che ci nasconde questo fuoco centrale e che orbita parallelamente insieme alla Terra intorno a questo centro. Ecco che già questa prima idea di Pitagora, che poi verrà perfezionata e accettata da Aristarco, no? Già risolve il problema del pianeta che torna indietro nel suo diventa apparente. Ma cosa più importante per i pitagorici, ovviamente, la Terra è rotonda. Il problema di capire di questa Terra rotonda lo risolve Eratostene. Eratostene, all'epoca alessandrina, fa persino la misurazione della meridiana terrestre sbagliando di pochi chilometri. Perché sbaglia Eratostene? Perché poverino che ne poteva sapere che i poli sono schiacciati, che la Terra non è una sfera perfetta, perché se la Terra fosse una sfera perfetta, il calcolo di Eratostene era giusto. Come la fa? Aveva notato che il 21 giugno il Sole attende, si rifletteva in un pozzo, mentre ad Alessandria, anziché annullare l'ombra di un obelisco, faceva un po' di ombra. E si chiese come mai attende perfettamente allo zenith, al mezzogiorno del 21 giugno il Sole, e ad Alessandria no, ma è leggermente inclinato, e capì che la Terra aveva una curva. Ecco perché la visione è diversa. E facendo la misurazione dell'ombra, grazie ai famosi triangoli di Pitagora, voi immaginate l'obelisco, l'ombra, tracciate l'ipotenusa, no? La ottenete con la regola del teorema di Pitagora, proietta l'ipotenusa verso l'ipotetica posizione del Sole, va a tempo, misura la distanza da Terra ad Alessandria, traccia una linea che va da Tebe fino all'ipotetica posizione del Sole, nel punto in cui si incrociano le due linee, lui ha ottenuto persino la distanza della Terra dal Sole. Tutto semplicemente con la matematica. Poi noi, purtroppo nella tarda antichità, abbiamo avuto una persecuzione della cultura razionale quanto pagana, e quindi non ci è stato possibile avere continuità con questi importantissimi dati, ma fortunatamente c'è stato il Rinascimento. La base della dottrina pitagorica può però essere compresa solamente se noi studiamo i numeri pitagorici nello stesso modo in cui gli insegna il maestro. Allora, se io voglio studiare il valore del 10, scrivendo 10 con i numeri A,